12 trucchi psicologici per ottenere il rispetto immediato. Allora, prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei miei video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e seguimi su TikTok. E veniamo al tema. 12 trucchi psicologici per ottenere il rispetto immediato. Allora, in questo video vediamo questi 12 trucchi psicologici che ti permettono veramente di ottenere il rispetto immediato. Allora, e valgono anche con i narcisisti, comunque, in ogni caso. Allora, il primo trucco fondamentale è quello di imparare tu a discriminare, diciamo, tra quella che potremmo definire gentilezza e quella che dovremmo invece definire sottomissione. Quindi tu devi imparare a essere gentile con tutti, ma assolutamente mantenere dire no con gentilezza, in modo tale da non essere sottomesso da nessuno. Imparare a dire no con gentilezza, con il sorriso, è fondamentale. Sembra quasi che lo prendi per il culo, no? Però è fondamentale perché va a spiazzare, perché il sorriso, da un certo punto di vista, manda un segnale contrastante, no? È proprio la capacità, diciamo così, di mandare dei segnali contrastanti. Che è qua, cade tutto. È proprio la capacità, diciamo così, di mandare dei segnali contrastanti che è quella che riesce a coinvolgere, a far innamorare e a sedurre. Sembra strano, ma invece è fondamentale. Quindi questa capacità è davvero molto importante. Fai un sorriso, sorridigli e poi, come gli dici di no. Pensa che quanto è importante questo metodo è basilare, è fondamentale. Sorridi e dici no, quindi manda due messaggi sempre contrastanti. Poi il secondo trucco ha a che fare con il linguaggio del corpo. Il tuo atteggiamento verso gli altri deve essere sicuro. Aumenta la tua postura, anche se sei donna, perché il maschio, proprio il maschio alfa, si siede appoggiando le mani larghe in questo modo, gambe larghe, in modo tale da occupare più spazio possibile. Ma anche la donna può fare questo utilizzando la borsetta, utilizzando gli accessori, occupando più spazio, dando al maschio dei compiti. Ad esempio, scusa, reggimi un attimo questo. Ecco, quindi entri come dire. Subito attraverso il linguaggio del corpo viene percepita come dominante. Ecco, questo è molto importante. Anche la voce deve essere una voce non traballante, non insicura, ma una voce sicura. Prenditi le tue pause. È importante non, diciamo, quando parli, marcare bene le parole e prenderti anche le pause. Lascia passare un po' di tempo, attesa è molto importante come strategia, come metodo che ti consiglio veramente di portare avanti. E poi, diciamo, devi dimenticare la paura. Non siamo nella giungla, qua, non è che c'è il leone che ti sbrana, quindi non serve nessuna paura. Devi mantenere sempre la fermezza e usare tutto il tuo corpo, soprattutto l'eye contact, guarda negli occhi le persone, perché guardare negli occhi non è aggressività, ma dimostra che non sei una donna che ha paura, che non sei una donna che ha timore, che non temi, ed è molto importante questo. Quarto punto, una donna o un uomo, perché queste strategie valgono sia per le donne che per gli uomini. Un altro punto molto importante è non essere reattiva, devi essere razionale, non reattiva. Dimostra fiducia in te stessa, fermati, pensa e rispondi. Devi essere proprio una persona razionale, logica, che mette in atto delle strategie, assertiva ma non reattiva.
Poi, altro punto fondamentale, non lasciare mai che gli altri ti interrompano. Se vogliono interromperti, smetti di parlare e lasciali nel vuoto. Poi, quando loro finiscono, tu stai zitto, ti diranno: ma guarda, se tu mi interrompi, chiudiamo qua la conversazione, io con le persone cafone non voglio averci a che fare. Penalizza subito così, con le persone cafone non voglio averci a che fare. Ecco, quindi stabilisci le tue linee guida, sei tu che devi stabilire le tue linee guida e questo è un qualcosa di fondamentale. Poi ovviamente un'altra cosa che comunque di fatto suggerisco è quella di avere anche un abbigliamento per il successo. È ovvio che soprattutto questo vale per gli uomini sicuramente, ma anche per le donne. A seconda del contesto, diciamo che l'abito fa anche il monaco. Poi nelle relazioni sentimentali-affettive, nelle relazioni in genere, diciamo che non c'è una seconda possibilità per fare una buona prima impressione, quindi cerca di essere una persona che valorizza se stessa, anche il proprio corpo, perché mandi comunque un segnale di determinazione. Mostra interesse e rispetto come settimo punto per l'altra persona, ma l'eye contact lo mantieni sempre. Il contatto diretto, come dicevo, negli occhi va sempre mantenuto, soprattutto quando parli tu e anche quando parlano le persone. Ovviamente non è che devi fissare così, ogni tanto lo distogli per un secondo, ma poi 4-5 secondi lo mantieni. Ecco, quindi è molto importante imparare a gestire l'eye contact. È fondamentale. Un'altra cosa che ti suggerisco di fare non è una captatio benevolenze, ma è l'oggettività, no? Se tu riconosci e lodi, diciamo, il successo altrui, riconosci i loro risultati, i loro meriti, verrai rispettato perché non verrai vista come una persona gelosa, una persona che cerca di nascondere i successi degli altri. Quindi è molto importante avere il riconoscimento per i successi degli altri. Non è che devi offuscare la luminosità di un'altra persona per brillare di più tu. No, tu devi brillare di tuo, questo è fondamentale. E un'altra cosa importante è sii pronta o pronto ad ammettere i tuoi errori. Se uno fa un errore, come dire, non è che siamo perfetti. Questo è molto importante. Guadagnerai rispetto. Piuttosto che le persone che non vogliono mai ammettere gli errori, guadagnerai rispetto immediatamente, perché ti vedranno come una persona leale. E poi, decimo punto fondamentale, è imparare a sorridere. Il sorriso apre le porte, batte le barriere, quindi cerca di sorridere, insomma. Undicesimo punto, rompi gli schemi, soprattutto di coloro che vogliono umiliarti. Quando una persona alza la voce, tu ti giri di là, gli dai la schiena e ti metti, oppure quello lì urla, tu ti metti a chattare col cellulare, non lo prendi in considerazione. E rompi gli schemi e prova. Quello appena alza la voce, tu ti metti lì e chatti col cellulare, non lo caghi proprio. E poi un'altra cosa, e poi si dice: ma cosa fa? Io con le persone che urlano non le ascolto neanche. O parli come si deve, oppure non ti ascolto nemmeno. E poi un'altra cosa importante, rimani rilassato o rilassata. Prendi il controllo delle tue emozioni. Se una persona ti vede anche rilassato, anche nei momenti di difficoltà, guadagnerai assolutamente subito rispetto. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale. E iscrivendoti al canale, attiva la campanella. Così riceverai la notifica di nuovi video. Inoltre ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti e seleziona l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti, al prossimo video!